Allora ragazzi, di nuovo insieme, parte 2 di 2. Come avevo detto, lo dividevo in due parti questa lezione sulle scale. E come avevo detto nel primo video, scusate un attimo, qui mi si sposta da solo. Come avevo detto nel primo video, questo link, nella seconda parte appunto avrei parlato di come mettere in pratica lo studio delle scale. Perché le studiamo? Perché studiamo gli intervalli? Perché le studiamo con i pattern, perché le studiamo in tutte le tonalità, eccetera, eccetera. Perché poi dobbiamo fare musica, cioè lo scopo non è acquisire informazioni, mettersi lì a studiare mesi per poi dire ok, l'ho fatto e ora, che è un po' quello che succede molto spesso a colleghi e studenti che ho, insomma, studiare, studiare, studiare per chiedersi come lo metto in pratica, che possibilità in più mi dà lo studio in questo senso. Vi propongo oggi due situazioni possibili, allora, che sono anche due metodi di studio che ho. La prima, mettere un tappeto su un accordo solo, in modo da concentrarsi su far parlare il basso senza stare a pensare a cambi di accordo, che è un gradino più difficoltoso. Con un accordo solo possiamo lasciarci andare e assaporare, diciamo, tutto il colore che ci dà una scala. Parlerò ancora di scala maggiore, quindi mi riallaccio al primo video, e che sensazione ci dà ogni grado della scala. E come poter creare qualcosa di melodico. Questo è il mio scopo, quindi se non è anche il vostro, non continuate la visione del video, perché io voglio cercare di creare e darvi l'input per creare con i tipi di studio che abbiamo visto nel primo video, creare linee melodiche che hanno senso, che poi possono venire belle o meno, quello è un altro discorso, ma l'intenzione deve essere far dire qualcosa, ecco, nella nostra improvvisazione. Poi nel secondo esempio di studio, che è una possibile situazione che può capitare realmente nella musica, prenderemo una sequenza di accordi ricorrente, proprio una delle più strausate in tutti i tipi di musica. Rimaniamo oggi nel pop, ma dal jazz a qualsiasi genere musicale, questa sequenza che vedremo fra poco è strausata. Quindi prendiamo una scala maggiore, come avevo detto, facciamo Re maggiore oggi. Quindi non sto a dirvi da che nota è composta, e non sto a dirvi di studiarla su tutta la tastiera, eccetera, eccetera. Perché nel primo video vi ho detto di farlo? Mettiamo un tappeto e proviamo a. Intanto vi faccio vedere cosa succederebbe se io mi limitassi a conoscere, ad esempio, questa porzione di tastiera, e quindi questa posizione qui. Se io non mi sforzassi di studiarlo su tutta la tastiera, vediamo cosa succede. Mando il tappeto. Re maggiore. Pulitissimo. Facciamo finta che io conosco la scala solo qui. Dopo un po' le idee scarseggiano, ora cerco di velocizzare un po' i tempi, se no dovrei stare mezz'ora a suonare qui per farvi capire. Comunque,
Vediamo ora invece se sfrutto tutta la tastiera, come abbiamo detto nel primo video. Cose semplici, frasi semplicissime. Cambia tutto, sfrutto tutto il range dello strumento, quindi dai bassi, 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 sta la terza maggiore al basso, posso arrivare qui. Ora proviamo ad ascoltare la sensazione che dà, come dicevo prima, ogni grado della scala. Seconda maggiore o nona. Ci sta che vi piaccia, ci sta di no. Terza. Sesta. Sì, naturale. Settima. Quinta. Tonica. Quarta. Ora proviamo a cantarsi in mente, o anche se riuscite a voce proprio, qualche frase a riproporla, cioè a ricrearla sullo strumento. Pattern. A cosa serve studiarli? A inserirli via via nelle frasi. Quindi, ad esempio, avete studiato tutti queste cose qui. Mm-hmm.
frammento. Seste. Terze. Vedete, a volte vengono frasi un po' più carine, spesso un po' meno, però siamo a studiare, quindi è logico che siamo a provare le cose, quindi è difficile che ci venga subito in mente qualcosa di piacevole. Poi, ripeto, la musica è talmente una cosa a gusto personale che io potrei aver pensato di aver fatto cose belle, 100 di voi anche e 1000 no. Quindi l'importante è cercare di trasmettere qualcosa. Secondo tipo di studio, se no vado lungo anche oggi. Dicevo, prendiamo invece tre accordi, quindi aumenta un po' la difficoltà, ma non troppo, perché rimango sul semplice. Rimaniamo in re maggiore. Facciamo una battuta di Mi minore, settima, La, La settima e Re, due battute, quindi 2-5-1 maggiore, una delle cadenze, delle successioni armoniche, progressioni armoniche più usate nella storia. Allora, quindi abbiamo Mi minore, abbiamo detto, La, La settima e Re. Quindi tutti gli accordi fanno parte della tonalità di Re maggiore, che è Mi, A, Mi, Sol, Si e volendo la settima Re, il La settima, La, Do diesis, Mi e Sol e Re ovviamente, Re, Fa diesis, La, Do diesis. Quindi siamo perfettamente in ambito tonale. Non pensiamo a Mi minore, ci suona questa scala, La ci suona questa. No, pensiamo a fare delle frasi che abbiano senso. Un'altra cosa che volevo dirvi, cercate anche di assaporare il gusto di iniziare le vostre frasi partendo da una nota diversa dalla tonica. Questo è fondamentale. Sentiamo che effetto può fare. Quindi mando la base. La settima Re. Facciamo le frasi partendo dalla tonica intanto. Sulla terza mi viene automatico. Proviamo a partire da note diverse dalla tonica. Facciamo qualcosa di melodico. Thank you.
la terza. Quinta. Se suono troppo, non do mai spazio tra una frase e l'altra. Invece le pause, sentite anche il cambio di ritmica, più staccato. La dinamica. Sound. Faccio un passetto avanti, anche andare un po' fuori, un po' dentro. Allora, io ho buttato lì un po' di idee, forse troppe, e magari vi ho un po' confusi, ma non è facile, altrimenti dovrei fare un corso per tutto quello che vorrei dire. Prendete ogni informazione col giusto tempo, anche il discorso di partire da note diverse, il discorso di cambiare ritmica, sound, tocco, dinamica. Sono tante le possibilità che abbiamo per abbellire le nostre frasi un po', ecco. Io spero di aver accontentato ora Elisa, mi sembra, e spero anche di aver fatto cosa gradita, come io provo sempre. Ormai siamo a tante lezioni fatte, io ci metto sempre il massimo impegno, spero che apprezziate. E se ci sono dubbi, come sempre, scrivetemi. Se ho dimenticato qualcosa, correggetemi, criticatemi, fate qualcosa. E poi, ragazzi, vi aspetto alle prossime lezioni.